Castel Goffredo. Per Patrizio Deniso è il sesto tricolore, 4 conquistati con il letto a inchinarsi anche questa stagione dinanzi al tecnico. La sconfitta dell'andata, il giocatore su cui perdere proprio nella partita più importante dei suoi allenamenti, perché era stato in Cina nel quella parte. Bobocica, e questo forse non fa che rafforzare. 3-0 fuori casa e poi 4-1 in casa con Zuzu, protagonista come sempre di 3 partite e 3 vittorie. Pione, un giocatore che avrebbe potuto fare molto. L'avversario, lo stato d'animo dell'avversario. Sì, è verissimo questo, è vero anche in un futuro neanche troppo prossimo, lo vedremo. Che ha dovuto scucirsi il titolo di campione d'Italia, lui che lo aveva conquistato proprio con Patrizio Deniso, con la maglia granata del Custorino Scorpione, per chiudere questa stagione. Si difende bene, palla un po' corta. Abbiamo toccato la retina. Guardate qui che scambio spettacolare. L'errore di Piacentini. È veramente adesso una forma che l'abbiamo visto anche questa sera in maniera eccezionale. Su Rai Sport 2 alle 19.30 la finale scudetto femminile. A differenza di quanto è successo questa sera, che il 4-1 è la realtà. E ci dispiace da un certo punto di vista che si gioca il risultato acquisito. Però ecco, anche in questo. Chiudere imbattuti la stagione, cercare ovviamente quello che è il punto della stagione di tennis tavolo, sono i campionati assoluti che si disputeranno a Riccione, appuntamento. Altrimenti poi non ci saranno, ci abitueremo anche a questa novità. Anche questa ulteriore novità. Avevano modo di stabilizzarsi. Sì, onestamente il 7-11 è un altro sport. Prova con servizio alto adesso Zuzu, va a recuperare palline da ogni angolo. Sempre la palla importante, quella che si sente bene. Ha girato da una parte tutto bene al Siracusa, dall'altro tutto male all'approccio, o se vogliamo l'approccio del giocatore del Siracusa è stato veramente superiore rispetto ai giocatori che magari. 9-2 intanto in questo quarto set. Quelle di oggi ha intenzione di vincere, di non lasciarle sul campo per rendere meno amaro il finale di campionato. 11-3, vedete con quale energia, rabbia ha scagliato questo colpo all'indirizzo di Piacentini e ha chiuso il match 11-3, 3-1 per